sicuramente di ripartire dal lavoro e dal contrasto alle diseguaglianze. La città oggi ha davvero esigenze di ripartire da quella che è stata la sua vocazione per centinaia di anni. C'è una città che fa del lavoro, della capacità di attrarre persone dall'Italia e dal mondo la sua caratteristica e soprattutto che consente ai ragazzi che qui nascono, crescono, studiano e si formano di rimanere qui per il resto della loro vita. Sicuramente un incontro, chiamerei tutte le organizzazioni della città a dare una mano al sindaco, alla giunta, perché Torino può ripartire per il prossimo futuro solo insieme. E imprese, sindacati, terzo settore, mondo del volontariato, mondo sportivo sono cardini della nostra strategia di sviluppo e di rilancio di Torino. Attraverso investimenti importanti nella rigenerazione urbana, una rigenerazione fatta di interventi fisici ma anche di interventi sociali, di ricucitura sociale. Torino oggi ha un problema gigantesco di diseguaglianze e soprattutto in molte parti di città queste diseguaglianze sono macroscopiche ed evidenti. Dobbiamo riprendere e ripartire dai servizi pubblici essenziali, le anagrafi, le biblioteche, il trasporto pubblico, soprattutto nelle periferie.